fuori sono. Io penso che non si possa che esprimere soddisfazione per la riflessione che abbiamo oggi insieme fatto, un impegno che ci prendiamo da tempo come partito è appunto quello di interrogarci sulla storia che abbiamo alle spalle, sul che cosa l'ha determinata, per guardare avanti. E credo davvero in questo senso che il libro di Bruno Stieri rappresenta un importante contributo. Mi auguro che tanti, come ho fatto io, si propongano di leggerlo, perché merita conoscere la storia che abbiamo alle spalle e che davvero ci aiuta a definire sempre più adeguatamente ciò che vogliamo essere. Ci aiuta a sostanziare le ragioni profonde del mettere in campo oggi e per domani un soggetto comunista. Noi questa scelta l'abbiamo fatta già 3 anni e mezzo fa, decidendo di ricostituire un soggetto comunista, di rimettere in campo il Partito Comunista Italiano, proprio perché convinti di questo, dell'attualità di quella scelta, della necessità di quella scelta. E lo abbiamo fatto proprio con la consapevolezza della storia del movimento comunista internazionale, della storia dei comunisti in Italia. Lo abbiamo sottolineato allora, lo faccio anche stasera, certi che la storia dei comunisti italiani, ha coinciso con la parte migliore della storia di questo paese. Certi che il venire meno di quella presenza, di quella soggettività politica, è pertanto parte alla base del processo di regressione, dell'arretramento progressivo del mondo del lavoro, del blocco sociale che quel partito, quell'esperienza politica aveva a riferimento e potrei dire più in generale del paese. Così come il venire meno della soggettività comunista a livello internazionale tanto ha pesato rispetto ai processi che si sono determinati. Una sorta di causa effetto, se volete. In questo senso io ho considerato e considero molto importanti le riflessioni contenute nel libro, non casualmente riprese da coloro che mi hanno preceduto, ad esempio circa la portata della rivoluzione d'ottobre, del che cosa ha significato quell'evento per l'intera umanità, delle prospettive che ha aperto. Penso ad esempio al come è stata analizzata, proposta alla nostra attenzione l'esperienza dell'Unione Sovietica che prende avvio con quell'atto. E credo si sia fatto bene ad evidenziare le ragioni che hanno portato all'affermazione di quell'esperienza, al venire meno di quell'esperienza, che sono condizioni endogene ed esogene. Credo che si sia fatto bene a mettere in luce ciò che ha caratterizzato l'ultima fase della storia dell'Unione Sovietica,
quella che, ricordate, ha caratterizzato in un poco anche il dibattito a suo tempo interno ai comunisti italiani, al Partito Comunista Italiano che abbiamo conosciuto. Ricordo tante riflessioni, pubblicazioni che ponevano l'interrogativo se vince Gorbaciov, immaginando uno sbocco per l'Unione Sovietica a seconda dell'affermazione di una linea o dell'altra. E come ci è stato ricordato, il tema verteva rispetto al rapporto con il mercato, la pianificazione in rapporto al mercato e così via. Io credo che si sia fatto bene a sottolineare un elemento decisivo, che è quello sul quale poi poggia per tanta parte la ricerca che oggi in campo, alla quale noi guardiamo con grande attenzione. Mi riferisco al fatto che dopo la caduta dell'Unione Sovietica, dopo il venire meno di quell'esperienza, chi quella esperienza ha avversato, il capitalismo, la borghesia, aveva promesso per l'intera umanità pace, sviluppo, democrazia. Addirittura, lo sottolineava prima l'economista che è qui presente, si preconizzava la fine della storia, si dava per certo il fatto che ci si era trovati di fronte ad un'allucinazione, quando si parlava, si era parlato di socialismo, di comunismo, che la natura umana naturalmente andava in un'altra direzione, era quella che finalmente si era riaffermata. Le dinamiche di mercato, il mercato è l'unico elemento regolatore che poi di fatto la cultura liberista ancora imperante con la quale ogni giorno siamo chiamati a fare i conti. Bene, io penso di poter dire senza tema di smentita che quelle ipotesi, quelle certezze di pace, sviluppo, democrazia si sono nel tempo, e le tocchiamo con mano anche oggi, rivelate esattamente nel loro opposto. Mai come oggi assistiamo ad un allargamento dei conflitti, mai come oggi è di nuovo al centro il rischio di un conflitto su larga scala. Basterebbe guardare le ultime decine, queste ultime settimane. Altro che pace per l'intera umanità. Se parliamo di benessere diffuso, già lo ricordava Steri, oggi ci troviamo di fronte ad un processo, quello che sull'onda di quella cultura liberista, di quella cultura imperante, viene definito il processo della globalizzazione, ma è globalizzazione all'insegna della concentrazione del capitale finanziario, sono cresciute a dismisura le diseguaglianze. Ci troviamo di fronte per tanti aspetti ad un processo che rende sempre più ricchi i ricchi e la maggior parte della popolazione sempre più povera, che aggredisce anche realtà, segmenti, ceti che fino a ieri erano al riparo anche dalle crisi che si susseguivano, connaturate al sistema capitalista. Mi riferisco in particolare al ceto medio che sta subendo non solo in Italia, ma in tante parti del mondo l'arretramento. Si parla di un processo di proletarizzazione del ceto medio, non a caso. Se guardiamo anche all'altra grande promessa, quella della democrazia diffusa, intanto ci dovremmo intendere sul concetto stesso di democrazia. Perché se democrazia, per democrazia si intende o si vuole intendere i processi decisionali in mano sempre più ristrette, questo si è sicuramente affermato. Ma non è questa l'idea di democrazia che si deve affermare, che sicuramente abbiamo noi. Perché noi parliamo di democrazia come un processo che spinge in direzione di una partecipazione diffusa, dell'essere parte dei processi decisionali. In questo senso
quello che è accaduto ci dice che è avvenuto esattamente l'opposto. Si è messo in discussione il ruolo degli organismi internazionali, oggi sono un po' più singolari. Si è messo in discussione il ruolo dei governi, dei parlamenti nazionali, che sono per tanti aspetti, diciamo così, sovraordinati. Si è messo in discussione soprattutto la partecipazione diffusa delle cittadine e dei cittadini. La democrazia è diventato un atto sempre più delegato, una cerchia sempre più ristretta. E questo lo vediamo analizzando tutti i processi che sono venuti avanti da quel momento in poi. Perché ho sottolineato questi aspetti? Perché noi è proprio a fronte della dimostrazione che quanto era stato promesso non si è affermato, non si poteva affermare, troviamo le condizioni per dire che non è venuta meno quel desiderio di una società di liberi uguali, che l'attualità del socialismo è un fatto dato, oggettivo per tanti aspetti, a fronte di quello che ha prodotto e produce il capitalismo, che oggi non a caso è in quella che noi definiamo per tanti aspetti una crisi strutturale. Noi ragioniamo ovviamente del fatto che questo processo spinge appunto verso l'attualità del socialismo e tiene aperta la prospettiva del comunismo, che noi traduciamo, come ho provato giustamente a fare prima lo stesso con Steri, nella necessità di tenere aperta la scelta di un'alternativa di sistema, un'altra società appunto, un altro modello economico-sociale, mentre oggi si parla sostanzialmente al più di alternativa di governo. Alternativa di governo è un quadro di compatibilità dato, che è appunto quello che è uscito dopo il crollo dell'Unione Sovietica, a fronte di un capitalismo che si è proposto come trionfante, una logica, quella, che ha permeato tanta parte dello stesso movimento comunista, tanto hanno finito con non dichiararsi più comunisti, di non riconoscersi più in questa ricerca di alternativa di sistema, ha permeato il campo largo della sinistra. Il caso eclatante lo abbiamo di fronte ed è fortemente condizionante. Il crollo dell'Unione Sovietica, la scelta di mettere in discussione il Partito Comunista Italiano, il dare vita ad una serie di soggettività politiche che oggi ci dicono, essendo approdate ad esempio al Partito Democratico, che non è più solo in discussione l'essere comunisti va da sé, ma ha finito con l'essere in discussione l'essere stesso di sinistra, il concetto stesso di sinistra, proprio perché quell'insieme è stato via via permeato da quella cultura, da quell'idea che fosse finita un'esperienza, che quindi bisognava necessariamente stare dentro il recinto, le compatibilità date. Noi non abbiamo fatto questa scelta, non ci rassegniamo a questa scelta, sottolineiamo l'attività di quell'alternatività, la necessità di quell'alternativa, e in questo guardiamo anche a ciò che è presente nel mondo, anche sul terreno della ricerca, alle diverse esperienze che sono in campo. In questo senso guardiamo ovviamente con grande interesse all'esperienza cinese, ma lo facciamo, come giustamente sottolinea lo stesso Steri nel suo libro e come fin dall'inizio abbiamo messo in campo come partito quando abbiamo fatto la scelta della ricostruzione, su cui brevemente ritornerò, lo facciamo guardando a quella realtà non come a un modello. Non esiste più un partito guida, non esiste più uno Stato guida, come è stato per tanta parte l'esperienza dell'Unione Sovietica, quella fase storica, quel partito e così via. Esiste un'esperienza che si sta interrogando, misurando con questa grande sfida, del come riuscire nelle condizioni date a tenere aperta la ricerca di una società socialista,
a tenere aperta la ricerca dell'affermazione di una società diversa, di un'alternativa di sistema. E risponde quell'esperienza per tanta parte, come veniva ricordato, ai limiti registrati nelle esperienze dell'Unione Sovietica, per esempio rispetto al tema del rapporto tra pianificazione e mercato, risponde anche alla necessità di mettere in campo un processo volto a rendere il più forte possibile lo sviluppo delle cosiddette forze produttive, il processo di accumulazione, per indirizzarlo al soddisfacimento dei bisogni, per indirizzarlo in direzione appunto di una società volta all'uguaglianza. Quindi noi guardiamo all'esperienza cinese con questi occhi, non un modello, ma una cosa importante che è in campo, una ricerca che ovviamente alcune e altri paesi, perché non è soltanto la Cina che si sta misurando con questo, pensate per esempio al Vietnam, pensate al Laos, al Sud, pensate a Cuba, e si potrebbe fare un altro lungo elenco. Per certi aspetti potremmo dire che proprio in relazione alle esigenze dell'attualità del socialismo, alla prospettiva del comunismo, sono molti i soggetti che si stanno misurando con queste esigenze, che stanno interrogandosi su questo. Io lo dico convinto che non sia una banalità, soltanto qualche anno fa sarebbe stato impensabile sentire parlare di socialismo guardando ad esempio alle elezioni americane. Così come relativamente al Regno Unito l'esperienza che Jeremy Corbyn, no, per dirci, cioè ad un insieme di esperienze che rimettono al centro quella necessità di ricerca, proprio a fronte del fallimento di un'esperienza che per 30 anni gli è stata presentata come necessaria, come l'unica, come quella in grado di. Perché io credo che noi dobbiamo guardare queste esperienze proprio con questo approccio. A me piace una categoria, quella dell'apprendimento, che ha portato alla nostra attenzione il compagno del Nicolo Sud, che appunto diceva: guardiamo a quello che abbiamo alle spalle, a quello che c'è oggi davanti, proprio con questo approccio, la categoria dell'apprendimento, proprio perché non ci sono dei modelli, ma tante esperienze dalle quali dobbiamo e possiamo attingere, proprio guardando a questa prospettiva, proponendoci questi obiettivi. Ora io credo che se abbiamo questa consapevolezza, se assumiamo questo approccio, siamo in grado di proporre delle soluzioni, delle risposte ai tanti problemi che abbiamo di fronte. Perché guarda, chiaramente quello che è accaduto, quello che accade ci aiuta in questa direzione. Non a caso nel libro e anche nella discussione che si è sviluppata si focalizzava l'attenzione sulla grande questione dell'oggi, che è quella rappresentata ad esempio dall'Unione Europea. Si metteva in luce la genesi dell'Unione Europea e giustamente si è sottolineato un processo che potremmo riassumere così: oggi l'Unione Europea è un processo essenzialmente finanziario, poco economico, per nulla sociale. E già in questo ci sono le ragioni profonde che spiegano i limiti di quel processo, soprattutto spiegano le ricadute negative che quel processo ha avuto e continua ad avere sulla stragrande maggioranza della popolazione europea, che non a caso se ne allontana, casomai prendendo altre scorciatoie, immaginando altre soluzioni rispetto a quelle che noi mettiamo in campo. Ma mette in luce questo. La Brexit sostanzialmente è questo, prima ancora di tutti i ragionamenti che ci possiamo fare. Noi abbiamo un'idea chiara sull'Unione Europea, che è quella che veniva ricordata. Partiamo non a caso da un assunto che i fatti dimostrano: l'irriformabilità dell'Unione Europea a fronte dei trattati che la sostengono. Perché quando tu ragioni della necessità di avere l'unanimità, è chiaro che ti metti in quella logica. Noi diciamo no all'Unione Europea perché vogliamo un'altra Europa, un'Europa appunto improntata alla solidarietà, alla pace, alla collaborazione, ma un'Europa che
non ti chiede, come oggi l'Unione Europea ti chiede, di rinunciare non solo e non tanto alla tua identità, ma di mettere in discussione i valori fondanti, ad esempio rappresentati dalla Costituzione degli Stati membri, cioè l'applicazione piena e puntuale della Costituzione italiana non è possibile dentro ai vincoli, alle rigidità dell'Unione Europea. E in questo senso, giustamente, Monasteri nel libro, che anche stasera l'ha ribadito, pone la questione del che cosa significa per noi essere contro l'Unione Europea, assumendo a riferimento la Costituzione. Non significa la deriva che imprime a questo la destra, quando dice noi siamo sovranisti, noi vogliamo difendere la nostra identità, perché la destra non la fa con la motivazione, ad esempio, della piena e puntuale Costituzione. Lo fa immaginando che la Costituzione è comunque un qualcosa che domani, se si affermassero le loro opzioni, viene messa in discussione, deve essere messa in discussione. Non a caso ogni peso spinto si impegnano per ridurne il senso, la portata, per vincolarla e via di questo passo, no? Basterebbe prendere due esempi, il pareggio di bilancio in Costituzione ha trovato noi contro, loro favorevoli. Oggi la destra propone addirittura di mettere in Costituzione la soglia massima della tassazione, per capirci, no? Per quella via, ovviamente, rendendo impossibile l'intervento dello Stato in economia e soprattutto togliendogli, diciamo così, una delle leve sulle quali intervenire, che è appunto quella di una fiscalità generale, eccetera, eccetera. Ora io credo che noi, quando ragioniamo dell'Unione Europea, lo facciamo con questo taglio, siamo consapevoli soprattutto di una lezione che ci viene, guarda caso, dalla storia del movimento comunista internazionale, dalla storia dei comunisti italiani, perché quando noi poniamo la questione nazionale non lo facciamo con la logica della destra, immaginare la nostra nazione contrapposta ad altre nazioni, perché questo sostanzialmente è il senso profondo, no? Perché la destra declina questo concetto. Lo facciamo a memoria, ad esempio, dell'esperienza di Antonio Gramsci, la questione nazionale proposta da Antonio Gramsci, che è ben altra cosa. Ho voluto sottolineare questo nesso tra quella che è la nostra storia, tra quello che ci consente di guardare all'oggi, perché l'oggi ci porta appunto al senso profondo della scelta che abbiamo voluto fare come partito. E qui rispondo anche alle ultime sollecitazioni che sono state fatte. Noi abbiamo inteso rimettere in campo il Partito Comunista Italiano, membri del passato ma guardando avanti, e lo abbiamo fatto però in una logica che è quella del cantiere aperto. Cioè noi pensiamo che ci si debba impegnare in un processo che necessariamente richiede tempo, potrei dire richiede anni, perché occorre rimotivare tanta parte che si è allontanata, per le ragioni che ho provato a ricordare, da quella storia, che oggi non riesce a leggere nella sua riproposizione ancora la possibilità di rispondere ai propri bisogni, e soprattutto lo dobbiamo fare guardando ovviamente alle nuove generazioni, no? Al nuovo che abbiamo di fronte. Cantiere aperto per noi significa essere massimamente disponibili alla relazione, al rapporto con tutte le soggettività comuniste, nessuna esclusa. Però bisogna che facciamo tutti uno sforzo in questo senso, e cioè noi quando facciamo questo ragionamento della ricostruzione del cantiere aperto non guardiamo ai vertici dei diversi partiti comunisti, non è questo che ci deve interessare. Noi dobbiamo guardare anche e soprattutto quella che chiamiamo la diaspora comunista, cioè i tanti che si sono allontanati appunto nel tempo da questo pensiero, da questa idea di trasformazione, che si sono convinti che si è chiusa una pagina, che quella pagina deve essere sostanzialmente impossibile da riproporre. Perché se guardassimo semplicemente ad una relazione con i vertici, ci dovremmo rendere conto che molto spesso ciò che ci divide non è il che cosa fare, casomai sul che cosa fare ci troviamo d'accordo, ma è sulla lettura di quello che è successo. E noi non siamo disponibili a
dividerci sul era meglio Trotsky, era meglio Stalin, nel senso. Perché appunto noi consegniamo alla storia, l'uno e l'altro, consegniamo alla storia quello che alla storia deve essere consegnato, non può essere quella lettura un fattore di divisione. Che senso ha? Noi dobbiamo appunto dire, ragioniamo se vogliamo dal punto di vista storico, confrontiamoci pure, ma dobbiamo fare questo con un obiettivo che è quello di guardare avanti, perché altrimenti tu alla gente, a quella diaspora, se non offri nessuna risposta, credo che non interessi a nessuno sapere se era meglio uno o era meglio l'altro, non è questo il punto. Noi dobbiamo avere chiaro quella storia, ma appunto per guardare avanti. E in questo senso noi come partito, davvero lo ribadisco, siamo massimamente disponibili, non abbiamo preclusioni di sorta. Noi vogliamo ragionare di che cosa serve oggi a questo paese, alle masse popolari, al mondo del lavoro, cioè quel blocco sociale che vogliamo tenere fermo, è il nostro riferimento, che oggi si è allontanato dalla nostra storia, dalla storia della sinistra, e che non a caso oggi, paradossalmente, vediamo impegnato a chiedere le risposte ai propri bisogni a chi quelle risposte non le può dare, sia la destra, questo è il punto. Oggi tanta parte del mondo del lavoro chiede le vere risposte non alla sinistra, non ai comunisti, ma appunto alla destra. Ovviamente non la potrà mai trovare, cioè non si è mai visto nella storia che la destra abbia fatto gli interessi del mondo del lavoro, delle masse popolari. Eppure questo accade, è uno dei paradossi, tra virgolette, no? Di quello che è accaduto in questi anni. Di una sinistra che si è fatta progressivamente permeare da quella logica liberista, dalla logica del pensiero unico, ha finito con lo snaturare se stessa, fino appunto a rendersi improponibile agli occhi del blocco sociale dichiarato come riferimento. Qui dobbiamo entrare in quell'ottica lì. Per fare questo appunto noi siamo massimamente disponibili, non a caso abbiamo detto, diciamo, unità nella diversità, siamo rispettosi degli altri, vedete, pretendiamo un medesimo rispetto per noi, e in questo senso, come sapete, siamo impegnati anche in queste settimane ad un fronte per l'unità d'azione, siamo impegnati alla ricerca, ripeto, della massima unità, perché oggi c'è bisogno di trovarci su che fare, e per noi che fare, e chiudo su questo, molto semplice. Noi dobbiamo rilanciare, ad esempio, il ruolo dello Stato nell'economia, per questo parliamo di più Stato meno mercato, perché siamo di fronte ad un processo che spinge sempre più verso la privatizzazione anche di quel poco che è rimasto dell'ubriacatura di questi 30 anni di pubblico, perché siamo di fronte ad un processo che tende ad esempio a finanziarizzare anche quelli che sono per noi dei diritti universali, la salute innanzitutto, la cultura. E quindi noi non a caso parliamo di più ruolo dello Stato in economia, parliamo di rilancio dell'impegno diretto dello Stato nei settori strategici. Per questa ragione parliamo ad esempio di una sanità pubblica, gratuita, di qualità. Qui stiamo rischiando di ritornare alle mutue a fronte di quel processo di progressiva finanziarizzazione della sanità. Parliamo di una scuola pubblica, gratuita, di qualità. Parliamo della casa come un diritto al pari degli altri, mentre vediamo che cosa sta accadendo. Parliamo in sostanza, potrei fare un lungo elenco, proprio di un'idea diversa dello stare in campo, di un'idea diversa di società. E quindi in questo senso ritroviamo le ragioni profonde perché oggi ci riproponiamo come comunisti, perché appunto guardiamo di una società alternativa a quella che ci viene proposta. Noi non dobbiamo ovviamente precipitare ogni volta a fronte delle elezioni sull'idea del ognuno per conto suo, tutti insieme a prescindere. Dobbiamo avere la capacità di tenere la barra dritta, di tenere ferme alcune discriminanti. Noi siamo perfettamente, pienamente disponibili a dei processi unitari
che innanzitutto guardino ai partiti comunisti e poi guardino più in generale quella che chiamiamo la sinistra di classe, il campo largo della sinistra, che però per noi oggi significa alcune cose molto precise, alcune discriminanti molto precise. La prima discriminante che noi come partito mettiamo in campo, e non so se tutta la sinistra su questo è d'accordo, mi spingerei fino a dire non so se neppure se tutti i partiti che si dichiarano comunisti su questo sono d'accordo, è l'alternativa che presenta il centro-sinistra al Partito Democratico, perché altrimenti l'analisi che noi abbiamo fatto in questi anni non serve più, non regge più. Non possiamo chiedere a quel blocco le risposte ai problemi che abbiamo di fronte, perché quel blocco ha dimostrato di non saperle dare, di non volerle dare, perché dentro ad altre logiche, dentro a quella, diciamo, recinto dell'alternativa di governo fino a se stesso, punto e basta, senza un afflato, un'idea di alternativa, di società, eccetera, eccetera. Noi insistiamo su questo e siamo massimamente, ripeto, disponibili a questo. Lo vedremo ovviamente nelle prossime elezioni politiche, che noi approcceremo quando sarà il momento, appunto con questo atteggiamento. Siamo disponibili all'unità. Noi l'unità la proponiamo, sono gli altri che spesso e volentieri ci dicono di no. Allora vorrei chiudere su questo passaggio. Quando noi proponiamo l'unità, ad esempio con altri soggetti comunisti, non ci possiamo sentire rispondere non è possibile con voi perché voi appunto avete privilegiato in passato la figura di Stalin anziché di quella di Trotsky e viceversa. Non ci si può dire non possiamo con voi perché dovete rinnegare la storia del Partito Comunista Italiano dal dopoguerra a oggi, perché su questo terreno non puoi fare nulla, ma è sbagliato per quanto ci riguarda metterla su questo piano, su questo terreno, perché appunto, come ho provato a dire prima, ci sono questioni che appartengono alla storia e vanno consegnate alla storia. Se guardiamo avanti possiamo trovare ragioni profonde, perché io continuo a pensare che se ci liberiamo quel retaggio sono davvero più le questioni che ci uniscono di le questioni che ci dividono, e mi piacerebbe che una volta tanto un po' tutti, come noi facciamo, facessero rilevazione su questo. Vi ringrazio.